L'aiuta, un aiuta è il grande viaggio che conclude, quello di settembre, conclude le quattro stagioni, chiamiamole così, e si torna per ringraziare la mamma Schiavona, che è la terra femmina e madre, non ci scordiamo mai, e tutto questo si fa sta festa, perché noi ella è sempre feconda, è sempre amata, diciamo, dei figli suoi, è praticamente importante questo rituale che si ripete per il ringraziamento. Si incomincia di Candelora e si chiude a settembre per il ringraziamento, dove il seme ha fecondato, ha dato i suoi frutti, sono passate le stagioni, passata la stagione, il sole con la luna e il sole, questa sacralità si ripete, loro tornano per il ringraziamento, torniamo per ringraziare. Chiaro, noi quest'anno abbiamo innanzitutto dato questo titolo alla manifestazione, che è il Viaggio Sacro, seguendo anche le indicazioni del MIUR, che quest'anno è l'anno del viaggiare lento. In fondo il pellegrinaggio, i viaggi sacri e il turismo religioso si innescano su quest'idea del Ministero del viaggiare lento. Ovviamente c'è stata un'importante direzione artistica, voglio sottolineare, abbiamo per questa edizione un ragazzo di Ospedaletto che ha preso in mano la direzione artistica, il più giovane direttore artistico d'Italia, che segue ed è alla testa Come si chiama? della manifestazione più antica del sud Italia. Si chiama Rodolfo Guerriero. Lui ha voluto ovviamente costruire un programma che si basasse ovviamente sulla tradizione. In qualche modo noi cerchiamo di superare quelli che sono un po' la standardizzazione degli eventi che stanno avvenendo sia in Irpinia che in Campania rispetto a dei programmi e degli artisti che si ripetono ovunque. Ad Ospedaletto e in pochissime altre località della Campania, quelle che prima diceva e ricordava Marcello Colla Sud, al quale la Madonna di Montevergine è legata, nel circuito mariano, solo qua ad Ospedaletto, ripeto, a qualche altra località in Campania si possono incontrare tutte queste paranze, tutte queste varie espressioni del canto sul tamburo, che è una particolare tarantella meridionale che caratterizza, diciamo così, l'aspetto dei pellegrini tra i vari santuari campiani di cui Montevergine ne è apertura e chiusura. Per cui il grande viaggio di quest'anno è un viaggio dentro la tradizione che rimane completamente attuale, e in qualche modo questo rituale musicale, questo rituale dell'aiuto cerca di resistere appunto alla standardizzazione degli eventi, avendo una propria e chiara identità definita.